Mettendo insieme i nostri colleghi delle cooperative, i nostri colleghi di Coop Italia, abbiamo pensato che fosse necessario per il mercato italiano una svolta che andasse nella direzione di molto favorire i consumatori, sia sul lato della convenienza che sul lato della qualità e della sostenibilità dei prodotti. Poi abbiamo lavorato alla progettazione in questi 2 anni, oggi lanciamo la prima parte dei prodotti e continueremo a lanciarne molti altri nei prossimi mesi fino alla fine del 2023. Ma devo dire che nessuno aveva ovviamente previsto questa situazione di iperinflazione, addirittura accentuata da questa terribile guerra. Questo progetto diventa ancora più importante perché in questa situazione i consumatori sono particolarmente attenti, colpiti anche dall'inflazione, quindi da un problema di potere d'acquisto, e noi pensiamo che questo nostro progetto, che vuole aumentare fortemente la presenza, la quota e il ruolo del prodotto a marchio Coop, dia una risposta anche a questa domanda di convenienza, ma la dà non solo sui prodotti di base ma su tutta l'articolazione della gamma, quindi anche sui prodotti premium, sui prodotti biologici, sui prodotti che hanno alti contenuti di sostenibilità, come è nella tradizione e nei valori di Coop. Quindi è una rivoluzione, diciamo così, nel nostro modello d'offerta, nell'assortimento dei nostri prodotti, ma che ha radici profonde dentro i valori che sono i valori di Coop, che sono quelli di convenienza, sostenibilità, eticità, attenzione alla salute. Su questo non arretreremo un millimetro, anzi faremo ancora cose nuove.